Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Dopo il discreto successo che ha avuto qui sul canale la serie di video che ho portato sull'album di figurine e cards di Spider-Man da parte di Panini, sono cambiate diverse cose, a partire dalla mia barba più corta, qualche capello in più e un'illuminazione dietro di me decisamente migliore. Oggi sono qui a portarvi un nuovo album di figurine e cards sempre della Panini. Sapete che mi è tornata la scimmia fortissima per quanto riguarda Naruto, sto facendo il rewatch dell'anime, ho preordinato un sacco di 1 a 6 e quindi ecco qui, sono qui a portarvi l'album incartonato delle figurine della Panini di Naruto, un nuovo inizio, Naruto Shippuden, e quindi oggi andremo ad unboxare non solo questo cartonato ma anche lo starter pack e l'eco qualcosa, un altro pack che ho trovato sulla Panini con delle card in edizione limitata. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, sigla e poi cominciamo lo spacchettamento. Ecco i tre pack che ho acquistato su Panini, ragazzi, quindi abbiamo l'album cartonato, questo ha ovviamente anche dei pacchetti di figurine più delle card in edizione limitata, poi l'Eco Blister che ha 20 figurine, 5 card e una card in edizione limitata, anche questo, quindi col blisterino in carta, e lo Starter Pack che ha anche questo, 20 figurine, 5 card e 2 card in edizione limitata. Questo, come vedete, già c'è una card in edizione limitata con Pain, sembra una figata, adesso andiamo a vederla. E ovviamente c'è anche l'album, questa volta con copertina flessibile. Quindi, io direi di mettere da parte questi due per il momento e cominciamo con lo starter pack, giustamente. Quindi, taglierino arancione a tema, ragazzi, nulla è lasciato al caso. Andiamo ad aprirla insieme. Oh, quanto è bella questa scritta, bellissima. Le nuove raccolte per la gioventù, enorme. Io direi che quest'album, così com'è, lo tralasciamo. Andiamo a vedere solo le figurine che vengono date, che sono queste due. Sembrano un po' piccoline le figurine. C'è ovviamente la scatolina per contenere poi le card, quella cosa abbastanza inutile, secondo me. Altre figurine. Lo mettiamo via perché l'album, poi vediamo l'edizione, quella cartonata. Poi abbiamo, quindi, le card sono due, quindi in edizione limitata, abbiamo qui Obito e Pain. Secondo me sono fighissime. Hanno questa sorta di caratterizzazione un po' caricaturale, che mi piace da morire per quanto riguarda i personaggi di Naruto. Molto belle, ovviamente sono fluo. Belle. Mi piacciono tantissimo queste illustrazioni. Dietro ovviamente abbiamo Limited Edition Card e non so, queste ovviamente non saranno nella lista delle card della collezione perché sono edizione limitata, non so se ci sono a questo punto per tutti i membri della Katsuki, cosa che spero vivamente. Mettiamo un attimo via le card, quindi i pacchetti poi li apriamo tutti insieme ragazzi, quindi li raccogliamo, sono 1, 2, 3, 4 e 5 pacchetti. Adesso apriamo subito l'Eco Blister, che è questo qui, come vedete il prezzo è di 4,90€, qui usiamo un po' di cattiveria, non ci interessa, della scatolina. E qui invece troviamo, ok, vuoto, troviamo allora un'altra card, quindi penso sì, che ci sia tutta la Katsuki, qui abbiamo Itachi Uchiha. Anche questa molto bella secondo me, col suo corvo, molto bella, mi piace. E quindi siamo già a 3. E poi abbiamo altri 1, 2, 3, 4 e 5. E già siamo a 10 pacchetti che dopo andiamo ad aprire insieme. A questo punto andiamo ad aprire anche l'album cartonato, stavolta con un po' più di attenzione magari. Fatemi sapere se questa parte vi sta annoiando, ragazzi, perché fare l'unboxing così in diretta è una cosa che non avevo calcolato, però ho pensato che a molti di voi potesse far piacere. Andiamo a togliere quindi la plastica, forse.
Ok, allora intanto troviamo altri 1, 2, 3, 4 e 5 pacchetti. Quindi ragazzi abbiamo ben 15 pacchetti da spacchettare insieme oggi. Molto bene. Poi abbiamo la carta limitata di Kisame, quindi a questo punto ragazzi penso proprio che le limited saranno dedicate tutte alla Katsuki e non vedo l'ora di collezionarle tutte. E no, è un'altra Itachi. Ottimo, cominciamo benissimo con un bel doppione. Non so se queste sono card che vengono date, cioè lo starter pack prevede queste carte oppure se ogni volta può uscire una card diversa. Su questo ragazzi mi informerò e vi farò sapere. Poi mettiamo un attimo da parte tutto questo, andiamo a sfogliare molto velocemente l'album, quindi come potete vedere per fortuna non c'è quella scritta fastidiosa che troviamo sull'album a copertina flessibile, le nuove raccolte per la gioventù, per il resto è tutto molto simile, stesso artwork, solo cambia la scritta un nuovo inizio e il logo di Panini. Poi andiamo ad aprirlo, anche qui quindi troviamo l'astuccio di carta per poter andare a comporlo, a costruirlo e poter contenere le card. Poi troviamo un poster, credo che sia un poster, sì, sempre con la raffigurazione, ah bellissimo, qui abbiamo molti dei personaggi, se non tutti quelli principali di Naruto. Questo poster mi piace un sacco, bello. Naruto Shippuden, ragazzi, io non lo specifico, però parliamo sempre di Naruto Shippuden. E poi qui abbiamo invece figurine, sì, sono figurine, sembrano molto piccole dalle dimensioni, con queste illustrazioni abbiamo qui Deidara, qui abbiamo invece Sasuke o Sasuke, come preferite, la versione italiana, Naruto e Kakashi. E qui abbiamo quindi delle figurine, diciamo, che andranno a riempire questo album. Come possiamo vedere abbiamo Chibi Naruto, Chibi Sasuke, Chibi Sakura, Chibi Kakashi, che per Chibi quindi si intende questa sorta di versione mini, versione caricaturale dei personaggi. Sembra essere molto carino. Poi, molto bella questa parte, intanto arancione con qualche parte gialla che sta ad indicare i vari paesi, la mappa del mondo di Naruto. Qui possiamo trovare, faccio un pochino di zoom, ok, qui possiamo trovare la collezione completa delle card, che già da qui sembrano molto belle. Quindi quelle in edizione limitata sono Chibi, ok, con questo stile un po' a caricatura, scusate. Quelle card invece sono molto fighe le rappresentazioni, molto fighe le immagini, però sono normali. Allora, un nuovo inizio, quindi, allora già posso vedere subito che le figurine sono minuscole, raga. Cioè, praticamente due figurine sembrano grandi quanto una figurina di quelle di Spider-Man. Forse qualcosina in più, ma siamo lì. Andiamo a sfogliarlo un attimo insieme, quindi Naruto ritorna al villaggio, sono... ok, quindi sono divisi, l'album è diviso per capitoli dell'anime, o del manga, credo dell'anime, e quindi rapimento di Gaara, la volpe e i suoi poteri, Team 7 contro Itachi, Team Gai contro Kisame, quindi... Allora, come rappresentazioni, come disegni mi piacciono molto, però come estetica in generale forse avrei gradito un qualcosa di più scenico, forse sono abituato a quello di Spider-Man che era super figo, tutto con le illustrazioni molto fumettistiche, però dai, non è male. Qui spero di non star facendo spoiler a nessuno, raga, perché qui qualcosa di spoiler c'è dai titoli. Un po' quindi ci sono dei personaggi, come vedete qui c'è un'analisi più approfondita di Kakashi, di Sai ad esempio, Sai la radice, la missione di Ponte Tenchi. Insomma non è male quest'album, avevi gradito delle figurine forse un po' più grandi, adesso le andremo a vedere insieme quando facciamo lo spacchettamento. Il tradimento di Sai,
spoiler, le motivazioni di Naruto, le motivazioni di Sasuke, la battaglia contro Sasuke. Voi lo chiamate Sasuke o Sasuke, raga? Nella versione italiana è Sasuke, ma dovrebbe essere Sasuke. Poi qui abbiamo il nuovo Team 7, quando, ok, ovviamente Sai si aggiunge al gruppo, ti mancano poche figurine, il classico. E qui abbiamo di nuovo la mappa del mondo di Naruto, con stavolta la colorazione blu-azzurra. È tutto qui. Quindi, qui abbiamo nel background, nella parte posteriore, abbiamo questa fantastica illustrazione di Naruto e Sasuke. E nulla di particolare per quanto riguarda l'album. Adesso andiamo un attimo a spacchettare le figurine. Cominciamo con il primo pacchetto, poi ragazzi ovviamente farò un taglio, perché non posso stare qui a spacchettare 15 pacchetti, cioè vi annoiereste a morte. Quindi facciamo il primo pacchetto insieme. Figurine minuscole, come sospettavo. Allora, ma veramente sono piccole, raga. Ok, qui combattimento contro Sasori. Le illustrazioni sono, vabbè, belle, molto belle, ma sono prese pare dall'anime e non dal manga. Molto bella anche questa, super colorata. E qui abbiamo la prima card, che sono su questo stile, quindi le card mi piacciono un sacco. Abbiamo Minato, bella, bellissima davvero. Le card sono molto belle, cioè il mio scopo principale probabilmente con questa raccolta sarà quello di ottenere le card. Adesso ragazzi faccio un piccolo taglio e spacchetto tutto e andiamo a vedere le figurine insieme. Eccomi qui ragazzi, ho spacchettato quindi 15 pacchetti che ho trovato in tutte e tre le edizioni. Ho cercato di spoilerarmi il meno possibile, ho diviso le card dalle figurine. Cominciamo proprio da queste. Cominciamo benissimo. Cominciamo con Chibi Sasuke, che dovrebbe essere una di quelle che va sul poster, infatti sì, P2 è una di quelle. Poi faccio una rapida carrellata delle figurine, ragazzi. Vanno a ritrarre comunque tutte, bellissima questa con Itachi. Vanno a ritrarre i momenti, diciamo, più importanti dell'anime. Deidara, oh, bellissima questa, bellissima con Itachi e Sasuke. E dicevo, Deidara, che troviamo di nuovo qui, di cui ho preordinato la doll in scala 1 a 6 di Rocket Toys, e non vedo l'ora che arrivi, però se ne parla per l'anno prossimo. Come vi dicevo, sono le scene più iconiche dell'anime di Naruto Shippuden, che a me è rimasto particolarmente nel cuore, proprio tutta la saga di Naruto. Secondo me uno dei migliori anime mai realizzati, e anche manga ovviamente. Guardate qui che spettacolo anche questa figurina. E so che molti di voi mi diranno: no, io preferisco One Piece, io preferisco Dragon Ball, io preferisco questo o quest'altro. Lo so, è questione di gusti e anche magari di momenti della nostra vita in cui, molto bella anche questa, in cui abbiamo vissuto questi anime, così come i film, insomma è molto soggettiva come cosa. A me Naruto, io ho visto tutto Dragon Ball, incluso Dragon Ball Super. Su One Piece non posso parlare perché ho visto soltanto qualche pezzo, quindi non voglio giudicare assolutamente, ma Naruto, diciamo, rispetto a Dragon Ball, per i miei gusti, lo trovo molto più maturo e, insomma, lo preferisco, però gusti personali. Qui di nuovo Sakura, qui Naruto e Sasuke, bellissima. Cioè questo effetto super colorato, raga, non so se a voi dà fastidio in camera, spero di no, ma rende davvero tantissimo. Qui abbiamo Neji, di nuovo Sakura, c'erano tipo tre, Deidara, Sai, Naruto nella forma volpe, anche questa non male. E andiamo avanti con Kisame e alla fine Deidara e Iruko. Bene ragazzi, quindi queste erano le figurine. Adesso facciamo una rapida carrellata anche delle card, che
non sembrano affatto male. Allora, cominciamo benissimo con Kakashi. Guardate che bello anche l'effetto, il cartoncino è non troppo rigido, però non male, insomma, sono le classiche card della Panini. Molto belle comunque le illustrazioni. Shikamaru, Karin, bellissima, con i tre Hokage, primo, secondo e terzo. Neji, Iruko, un altro Neji, Gamma Punto e Gamma Chichi, oddio. Sasuke, Shino, di nuovo Gamma Punta, Jiraiya, Zabuza e per finire, fantastica, Naruto nella sua posa iconica con il ramen, bellissima, bella questa carta. C2, stiamo parlando della seconda. Bene ragazzi, quindi con Naruto concludo lo spacchettamento, ho cercato di fare le cose un po' più velocemente per non annoiarvi troppo. Le figurine sono in totale, allora, 173 per quanto riguarda l'album, più c'è qualcos'altro anche sul poster, dovrebbe essere un totale di 186. E con questo è tutto ragazzi, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate del video di Naruto, delle figurine e dell'album, perché io ho intenzione di continuare ovviamente la raccolta fino a completare tutto l'album. E voglio sapere da voi se gradireste vedere altri video come quello di oggi, altri spacchettamenti e soprattutto se volete che porti tutta la serie, come ho fatto per quella di Spider-Man, fino al completamento al 100% dell'album e delle card. Detto questo ragazzi, se voi, anche voi fate questa raccolta e avete dei doppioni o volete scambiarli eccetera, non esitate a contattarmi o qui nei commenti oppure anche sui social, Instagram, Facebook, dove vi pare insomma. Quindi ragazzi, ci vediamo a giovedì con il solito unboxing e ai prossimi appuntamenti del canale. Detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!